Nel quarto canto Dante viene a sapere che tutti i beati risiedono nell'Empireo, ma per incontrarlo appaiono nei cieli corrispondenti al loro grado di beatitudine. L'ascesa al cielo di Mercurio avviene nel quinto canto. Giustiniano, che fa parte delle anime virtuose, spinte però anche dalla sete di gloria, esalta il ruolo dell'istituto imperiale. Nel nono canto, raggiunto il cielo di Venere, vengono lanciate diverse invettive contro la stirpe angioina, la marca trevigiana e la curia di Roma. Dante e Beatrice giungono nel cielo del sole nel decimo canto del Paradiso. Nella soave armonia celeste, tra gli spiriti sapienti, prende la parola Tommaso d'Aquino, che esalta la ricerca della verità.